il giorno della passione e morte di Gesù. Non è un ricordo che rivediamo come in un film. È il giorno della passione e morte di Gesù, non è un ricordo che rivediamo come in un film, è la contemplazione dell'umanità assunta da Gesù e che ogni giorno viene derisa, umiliata, condannata, uccisa. È il grido innocente, soffocato di chi chiede libertà, stroncato da un invasore con la mania del potere, annegato in acque salate a pochi metri dalla riva. È la carne di Cristo che continua a essere flagellata e il cui sangue viene versato sulla terra, nei cieli, nei mari, innocenti che patiscono e muoiono perché ci sono sempre coloro che continuano a incitare le coscienze. È iniziata così la meditazione dal titolo Dalla Via Crucis alla Via Lucis, scritta per il Venerdì Santo da Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, all'indomani del naufragio avvenuto sulle coste della sua terra, dove a pochi metri dalla riva di Steccato di Cutro un centinaio di persone hanno trovato la morte e la fine di un sogno. Riflessioni che hanno accompagnato lungo 10 stazioni il cammino della Via Crucis del Venerdì Santo in tutti i comuni delle diocesi sorelle di Matera Ersina e di Tricarico.